Parliamo di 800.000 malati, quindi azzardopatici, parliamo di 2 milioni di persone problematiche e quindi a rischio patologia, e poi un dato che è impressionante ma ci fa capire qual è la tradizione del gioco in Italia è che la metà degli italiani, quindi 31 milioni di persone, ha giocato almeno una volta d'azzardo. Quindi è un fenomeno davvero che sta crescendo negli ultimi tempi, perché durante i periodi di crisi si gioca di più, si spera di vincere, ovviamente anche l'aumento dell'offerta del gioco ha portato esponenzialmente a far aumentare i malati di gioco, e a tutte queste persone, mi preme dirlo, ma noi dobbiamo aggiungere tutti coloro che stanno vicino alla persona malata, perché il giocatore patologico si porta dietro problemi economici, ci sono persone che finiscono purtroppo nelle mani dell'usura, e quindi ci sono situazioni a rischio che riguardano tutta una famiglia intera, figli, compagni. Il business del mercato del gioco d'azzardo è in continuo aumento, sappiamo che è triplicata negli ultimi 10 anni la spesa degli italiani per il gioco, però non sono triplicati di pari passo gli incassi dello Stato, come mai? Infatti negli ultimi 10 anni, dal 2004 ad oggi, la raccolta del gioco, quindi quanto gli italiani spendono, è passato da 24 miliardi a 85 miliardi, quindi 60 miliardi in più, ed è un boom pazzesco, no? Un mercato che non conosce crisi. Di pari passo non ci sono gli incassi dello Stato, siamo passati solamente da 7 a 8 miliardi, quindi solo un miliardo in più. Detto in percentuale, una volta lo Stato guadagnava il 29% di quello che si incassava, ora guadagna solo il 9%. Questo perché diciamo che vanno per la maggiore i giochi che sono meno tassati, quindi i giochi tradizionali come il Super Enalotto, che è tassato al 56%, quindi ha una percentuale di tassazione molto alta, sta calando, mano a mano cala nella torta, no? Dove vediamo suddivisa la raccolta del gioco, mentre vanno per la maggiore per esempio le videolotteri, che sono quelle macchinette che vanno a banconote, le slot machine che troviamo nei bar, nei tabacchi, i gratta e vinci, e a seguire il gioco online.